Ci siamo. Chiunque si sia recato all'ospedale San Paolo, anche solo per donare il sangue, non ha potuto fare a meno di notare che le modifiche strutturali che erano state annunciate dal primo cittadino tedesco e dal suo vice Grasso sono state ultimate. È stata montata la tensostruttura, utile alla gestione dell'emergenza coronavirus. Le tende azzurre che riportano il simbolo della Protezione Civile Nazionale e che sono arrivate stamattina dalla Regione Lazio sono state posizionate nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale cittadino, proprio per mettere a disposizione un percorso differenziato per i possibili casi di Covid-19. In sostanza, per evitare che possibili infettati, cosiddetti casi dubbi, possano contagiare altre persone che magari si trovano contemporaneamente al pronto soccorso per essere assistiti in seguito ad infortuni di vario genere, come una frattura o un malore, è stato messo in piedi un percorso alternativo che servirà da pre-triage. A gestire la tensostruttura, fanno sapere dalla ASL Roma 4, sarà personale formato che con tanto di mascherine, guanti e tutto il necessario per accogliere un possibile caso di coronavirus riceverà le persone che saranno visitate. Si tratta di accorgimenti che si sono resi necessari e che riguardano l'intero territorio nazionale. Tutte le tende sono dotate di sistemi di filtro e igienizzazione dell'aria e presentano tutte un sistema di riscaldamento. Al di là del montaggio della tenda, la ASL Roma 4 invita la popolazione ad evitare di affollare inutilmente il pronto soccorso, di consultare il medico curante e i numeri istituzionali 800 118800 1500 118 se presenti sintomi febbrili e respiratori ed in caso di possibili contatti con persone provenienti da zone in cui sono presenti casi di coronavirus, non recarsi in pronto soccorso ma avvisare il medico di famiglia o il dipartimento di prevenzione tramite i centralini dell'ospedale San Paolo o tramite i numeri di telefono pubblicati sul sito internet dell'ASL alla voce coronavirus. Qualora il medico curante ritenga di dover inviare un paziente sintomatico in pronto soccorso, si deve allertare prioritariamente il personale della struttura sanitaria per consentirgli di adottare tutte le precauzioni del caso.